25 maggio. Dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Lettera ai Romani, capitolo 5, verso 20. Grazia abbondante. L'apostolo Paolo non avrebbe mai immaginato che un giorno si sarebbe convertito al Signore e fosse divenuto oggetto della grazia divina. È evidente che quando Dio ha un piano per la nostra vita, non v'è nulla che lo possa fermare. Prima ancora di chiamarti, Egli ha posto in atto la sua opera in te. Anche se Paolo viveva disubbidendo al Signore, Dio aveva già dei progetti per la sua vita, proprio come ha fatto per te, mentre stai continuando a vivere lontano da Lui. Mentre vivi soddisfacendo ogni desiderio carnale e passionale, mentre pensi solo ai beni materiali. Nulla di tutto questo ha distolto il Signore, poiché dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Qualora Paolo avesse saputo che Dio lo attendeva sulla via di Damasco, forse avrebbe cambiato strada, ma di improvviso sfolgorò intorno a lui una luce dal cielo e, caduto in terra, udì Gesù che lo chiamava. Atti, capitolo 9, verso 3 e 4. Per portarti sotto l'influsso della sua volontà, il Signore è pronto a tutto, perciò ora lo sai. Dio non permetterà alla tua testardaggine di sabotare i suoi piani per la tua vita. Egli vuole salvarti e attende solo che tu glielo chieda.